Scusa, per quanto riguarda una parte forse un po' in mezzo, i rapporti con i privati, uno Sì. degli elementi centrali però sono questi 8600 metri, cioè sai dirci se alla fine sono i comaschi, se c'è la famosa altro gruppo invece. Per come l'ho intesa io, per le notizie che ho, la situazione è in questi termini. Circa metà dell'operazione ha a che fare con la parte commerciale e, diciamo, commerciale in senso stretto e anche commerciale in senso un po' più ampio. Non so, per esempio, il fitness è considerato dentro questo commerciale, quindi non residenziale. E di questo se ne occupa direttamente Multi. Un altro 50% è fatto da un 40% che sono le residenze, per le quali Multi, per quel che risulta a me, ha un accordo. Non so se è siglato in questi giorni, che sta siglando con un grosso operatore nazionale, e una quota di circa il 10%, che è 10-15%, che è questa parte che loro hanno, come dire, riservato agli operatori locali. Sono 8.500 metri, quindi cavano in 8.600 nella lettera, e sono 8.600 di superficie lorda di pavimento SLP, che comprende anche l'albergo, che sono circa 3.500, per cui vuol dire che sono circa 5.000 metri di superfici per servizi, genericamente intesi. Ovviamente gli operatori locali, e li capisco, dicono: noi siamo disposti ad acquisirlo, ma facci costruire tutto, visto che noi siamo costruttori. È chiaro che è una richiesta che deve essere, come dire, dietro all'accordo anche degli altri attori di quel tavolo di trattativa, perché Colosso. con la parte Multi e con la parte del grosso operatore, il quale può anche avere un interesse, secondo me è Appoggiarsi. realistico, ad appoggiarsi alle imprese locali. Perché se è un colosso di Parma, dico Parma perché non è di Parma, se è un colosso di Parma non è che viene qui con gli operai da Parma e con le macchine, probabilmente avrà tutta una serie di lavorazioni che dovrà fare in subappalto agli operatori locali. Quindi un accordo, secondo me, è costruibile. Non credo che si possa porre la questione: noi compriamo gli 8.000 se fai costruire tutto a noi, perché questo credo che sia irrealistico. Ma questo è un fatto interno fra di loro. Io dicevo già ieri, nei giorni scorsi, a loro: non mi interessa quello che fate voi, a me interessa che Multi mi dica che va avanti. Poi quello che alle sue spalle riesce a portare a casa in termini di contatti, di contratti, di opportunità, di partnership, è un problema al loro interno. Sono contento se le trovano, sono contento ovviamente, ho lavorato in tal senso, se riescono a far lavorare le imprese locali perché dà valore aggiunto al territorio, però mi fermo qui. Non si sa se casomai invece i nostri dicessero no, non ci va bene fare solo quegli 8.500 se sarà Multi o l'altro Non so, operatore. ma loro partono comunque, l'hanno scritto in modo assolutamente chiaro. A quel Quindi punto vuol dire che domani hai un dopodomani. 80% dell'operazione sostanzialmente collocata, il 20% hanno 4 anni di tempo per trovare chi è interessato, probabilmente divideranno la quota, divideranno queste superfici nei vari partner, troveranno nuovi acquirenti. Fra l'altro so per certo che ci sono almeno altri due gruppi molto interessati alla Ticosa, uno è venuto da me, uno è venuto da altri soggetti che mi ha avvisato, per cui che vorrebbero aprire una partnership con Multi. Per cui loro si sono resi conto che ormai in un modo o nell'altro lo chiudono Ma l'operazione. quegli 8.000 metri lì potrebbe essere una mini città dei servizi, per Sì, capirci. potrebbe, Quindi, questa cioè, potrebbe essere un'ipotesi. Potrebbe l'idea è un po' quella lì. essere un'ipotesi, sì. C'è da dire che l'operazione Ticosa non è un'operazione complicata in sé, perché le grandi operazioni nelle città vanno. È il rapporto tra un'operazione di queste dimensioni, quindi abbastanza piccola per il panorama dei grandi gruppi, e una città abbastanza piccola per le operazioni che fanno questi grandi gruppi. Questo è il tema che ha reso sempre la Ticosa un oggetto difficile. È la città. Perché la città è piccola, perché gli interessi e la forza economica della città sull'operazione è modesta, e perché il mercato di Milano, che è qui dietro l'angolo, è molto più attrattivo. Quindi da questo punto di vista c'è la difficoltà di mettere insieme. Faccio un esempio senza assolutamente Fosse fare. stata una zona più pregiata, sarebbe stato diverso. Faccio un esempio senza fare polemica. Non la Anche. fai. No, no, non la voglio assolutamente fare, ma Lo cito sapevo. un esempio che è un fatto, per cui non faccio polemica. La Camera di Commercio, che ha scelto di fare un investimento così importante sulle imprese, è andata fuori Como, perché fare un'operazione in città era oggettivamente difficile. Per cui, come dire, siamo dentro una situazione complicata che la vicenda della crisi mondiale ha acuito.
Per cui, come è facile fare una singola operazione, magari di nicchia, magari con vista lago, eccetera, quella la inseguono tutti e tuttora c'è un mercato florido. Invece, un'operazione di questo tipo, c'è cioè un'operazione normale, pur prestigiosa, pur centrale della città, però comunque con delle sue criticità di viabilità, di cimitero, di abitudine culturale italiana, oggettivamente era più complicata. In questo credo che abbiamo fatto bene a dare qualche mese a Multi perché il rischio, sinceramente, che l'operazione non si facesse era davvero molto alto. Quindi forse ripartendo poteva avere un senso una delle ipotesi iniziali di parco urbano lì, a questo Parco punto. urbano voleva dire non incassare niente e spendere una battellata di soldi, non avremmo avuto assolutamente le risorse. Come idea era affascinante, perché era una continuazione della spina verde dentro la città, però oggettivamente voleva dire non incassare e spendere. Qui non ci sarebbe stata assolutamente la possibilità di farlo. Con l'autosilo eventualmente, parco urbano, Beh, sì, poteva l'autosilo avere un sì, l'autosilo equilibrio. si autofinanzia l'investimento che fai, cioè fai un autosilo, lo paghi e con le tariffe lo Però ripaghi con l'equilibrio l'investimento. costava. Però teniamo conto che le tariffe che sono imposte su quell'autosilo lì sono tariffe da parcheggio di interscambio e quindi che non finanziano l'investimento. Non è la tariffa degli autosili del centro città. Una tariffa da, non so se 1,50 euro al giorno, 2 euro al giorno, per cui non lo finanzi l'investimento con queste tariffe. Quindi secondo te, visto che ormai Beh, ci sei giocato tu dentro, si fa. che la di Quindi tutto cosa vada a buon quello che... fine ovviamente è un peso rilevante perché poi negli anni si ricordano le cose che si fanno e non quelle che non si fanno. Certamente nel breve, quindi nel lungo tempo, avrà sicuramente un impatto molto significativo. Nel breve avrebbe avuto un impatto molto negativo, al contrario. Dopodiché anche quello poi alla fine lo si gestisce e si prospettano altre soluzioni, ma nel breve sarebbe stato oggettivamente complicato. Anche se solo parzialmente imputabile a noi, perché probabilmente una certa lungaggine per arrivare alla definizione del PI e quindi che ci ha messo a gestire questa cosa ormai dentro nel pieno della crisi mondiale, può essere in parte imputata a noi, ma probabilmente ci saremmo caduti dentro comunque. Fosse stata 5 anni prima, la T-Cosa sarebbe già costruita, sono assolutamente sicuro. D'accordo. Sull'accordo di chi materialmente poi fa questa bonifica la conduce comunque. Allora, no, il contratto diceva che doveva fare le procedure, le avrebbe dovute fare Multi, pagato Molti, invece. da noi, con la difficoltà poi da parte nostra di approvare il progetto perché lo paghiamo noi e di controllarne l'esecuzione e di controllare la gara perché ovviamente un ribasso d'asta su quella gara è un ribasso a nostro vantaggio e quindi era comunque una procedura complicata. A questo punto noi su sollecitazione abbiamo detto bene, facciamo noi le procedure così evitiamo anche questo rischio, come dire, di non certezza sui conti che poi alla fine dovevamo pagare noi. Loro È non vi hanno tutto a mai carico dato vostro. il nulla Sì. osta per iscritto a derogare dal contratto preliminare. Sì, sulla bonifica sì. C'è Sì, sulla stato. bonifica sì. Sulla Quindi è tutto bonifica in carico c'hanno. vostro, di fatto. Era Aver vinto il sarebbe comunque procedimento. stato in carico nostro il pagamento, a questo punto anche la procedura. Procedura. Loro avrebbero dovuto fare una sorta di gara anche loro, e quindi la gara a questo punto la facciamo noi, quindi direi che nella sostanza non cambia, però è un'attuazione del contratto preliminare in difformità da quello che c'era scritto. E ripeto, come sempre, finché va tutto bene il problema non c'è, un domani che ci fosse un motivo di contrasto, vanteremo, come abbiamo scritto, anche noi impregiudicati i nostri diritti. I soldi andranno nel bilancio 2011 a questo punto. Direi di sì, direi di sì. Direi assolutamente di sì. Ci dà un'idea se utilizzarli in blocco o se No, parcellizzarli. credo che noi abbiamo una situazione complessiva in cui faremo fatica a dire li utilizziamo in blocco per una certa cosa, perché c'è un fabbisogno diffuso molto complicato da gestire in altro modo. Potrebbe essere che però magari una parte, insomma la metà, possa andare a qualcosa, ci ragioniamo. A proposito di bilancio, oggi,